Queste bruschette sono senza farina. E com'è possibile, Diana? Rimani fino alla fine e lo scoprirai. Per fare questo pane prendo 200 g di farina di mandorle. Potete usare la farina che trovate in commercio oppure frullare le mandorle finemente con un frullatore. Aggiungo 2 pizzichi di sale. Ora aggiungo 8 g di lievito in polvere. Mescolo. Metto da parte la farina di mandorle e ora prendo 4 uova. Separo i tuorli dagli albumi. Ora nei tuorli aggiungo 25 g di olio d'oliva e un cucchiaio di succo di limone. Mescolo il tutto. E ora questo composto lo unisco insieme alla farina di mandorle. Diamo una mescolata veloce. Ora che il composto è diventato abbastanza solido e quindi passiamo agli albumi. Li prendo, prendo anche le fruste e li monto a neve. Ci siamo! Ottimo Diana, ma il trucchetto per sapere se sono montati bene a neve qual è? Questo. Occhio che cade! No, non cade! Sono completamente immobili i nostri albumi. Quindi vuol dire che sono montati benissimo. Sono pronti, esatto. E quindi adesso vado ad aggiungerli nel composto di prima. Piano piano si sta ammorbidendo. Guardate qua. Ecco qui la consistenza che dobbiamo ottenere, quindi un composto molto morbido e appiccicoso. Direi che ci siamo. Ora prendo uno stampo rettangolare, il tipico stampo da pane o plum cake. All'interno io ho messo un foglio di carta da forno e ora vado a mettere l'impasto all'interno. Distribuisco bene in tutto lo stampo. E ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 165 gradi per circa 40 minuti. Allora, il nostro pane per fare le bruschette è pronto, ma prima di andarlo a vedere lasciate un mi piace al video come sempre, condividetelo mi raccomando, per noi il vostro supporto è fondamentale e noi vi promettiamo che saremo qui ogni giorno a condividere tantissime ricette buonissime con voi. Wow, no vabbè, guardate qua ragazzi. Ma è meraviglioso. Qui non c'è neanche la farina ragazzi, non ci posso credere. Ragazzi vi ricordo che questo pane non ha farina, semplicemente sono mandorle frullate. Guardate che meraviglia. E ora andiamo a tostare il nostro pane per le bruschette. Che bella idea Diana. Vedrai che bontà. Ci siamo! Wow! Olio d'oliva, origano, sale, prendo dei pomodori tagliati a dadini. Ho una fame, Diana, non so tu. A chi lo dici? Un altro filo d'olio sui pomodorini, un pizzico di sale e del basilico. Guardate che meraviglia ragazzi, e questa non ha farina, questa ricetta è senza farina. È arrivato il momento decisivo Diana. È arrivato. Facci sapere. Aspetta, devo metabolizzare ciò che sto mangiando. Com'è? Com'è possibile che siano così buone? Wow!